Buongiorno a tutti, benvenuti. Eccoci in questo nuovo video con la spiegazione dei significati che appartengono alle carte degli animali. Le vediamo una per una. Vediamo la carta del granchio. Vediamo che cosa significa. Intanto il granchio è un custode della porta del tempo. Ha occhi che vedono in tutte le direzioni e che lo rendono il sapiente. Il suo dono è la memoria e la saggezza, quindi sta ad indicare che possiamo capire il nostro passato, scoprire qualcosa di prezioso come una lacrima di luna che guarisce e dà forza. Il futuro è simile al passato perché il tempo è circolare, quindi il granchio fa fare un viaggio nel tempo e insegna che questo è un momento di pienezza. Se capisci che è nel tuo passato che devi cercare la preziosità della tua vita, allora in quel modo riuscirai ad ottenere il massimo pagamento. Il fine di tutto è l'esplorare, quindi il fatto di fare delle esperienze, perché ci potrà permettere di giungere nel punto in cui dove siamo partiti, ma con maggiore esperienza. Quindi gli occhi del granchio hanno visto tutto e ovunque e sanno che la felicità è ciò che è stato e quello che sarà. Quindi si compiono dei cicli in cui magari siamo stati anche felici e noi dobbiamo ricompiere lo stesso ciclo sapendo che abbiamo imparato qualcosa di più e che potremmo essere di nuovo felici, ma questa volta con un maggior bagaglio di esperienza. Questa è la carta della rana. La carta della rana, vediamo chi è. È una regina dei tre regni, acqua, terra e aria. Galleggia sui fiori acquatici, ci sceglie quando approfondiamo nei nostri problemi e non sappiamo riemergere. Ci aiuta praticamente. Il suo dono è l'umorismo. La rana insegna a ridere, a non prenderci troppo sul serio, a cogliere il lato buffo, perché non sempre i problemi vanno analizzati nel singolo particolare. A volte per evolversi, per stare bene, non è necessario passare attraverso il dolore. Se non sai come uscire da un dilemma complicato, prova a prenderlo con ironia, a sorridere, a non trattenerti, a saltare fuori dalla palude, dai tuoi ragionamenti, perché la risata può trasformare qualsiasi cosa, può aiutare a vedere le cose da un'altra prospettiva. Anche prendere la cosa con un po' di divertimento può essere illuminante. Che cosa significa quello che la carta vuole dirci? Vuole dirci che a volte, quando non riusciamo ad uscire da una determinata situazione, è perché stiamo mettendo in atto uno schema mentale rigido e sempre uguale. Quando non riusciamo a risolvere un problema, quello che dobbiamo fare è cercare di uscire da quello schema mentale così rigido. E provare a cambiarlo, magari anche con un po' di ironia, anche riuscendo a prendere un po' in giro se stessi, provando proprio a cambiare la strada, metterci su un percorso nuovo, perché magari quel percorso nuovo ci fa vedere un modo diverso a cui non avevamo pensato di poter risolvere quel problema e quindi uscire da questo circolo che ci tiene intrappolati. Abbiamo poi la carta del pesce. Il pesce, come dice una leggenda del nord, non pensa perché conosce ogni cosa. È musica, è una musica speciale. Il suo dono è la medianicità. Non si può reggere troppa realtà. Il pesce nuota nelle acque profonde dell'inconscio, dell'irrazionale. Non si spaventa. Nuota ascoltando. Ti insegna ad aprire le porte che mettono in comunicazione razionale e irrazionale, quindi la parte di se stessi più irrazionale e più quella più razionale entrano in comunicazione per riuscire a capirci davvero, perché se noi riusciamo a integrare queste due parti di noi stessi, possiamo conoscerci e riuscire a comprendere alcuni aspetti di noi stessi. Consiglia di non seguire dei percorsi diritti, logici, di muoversi un pochino a caso, non a caso in modo assoluto,
ma di lasciarci andare un pochino di più a quelle strade che possono sembrare un po' più irrazionali. Quindi, bisogna cercare di immergersi nelle situazioni, di non cercare di capirla dal di fuori giudicando, ma immergendosi in quella situazione. Il pesce parla all'intuizione profonda e dice esattamente quello che noi dobbiamo fare. Vediamo l'ultima carta, che è quella dei cigni. I cigni sono il simbolo di Apollo e di Afrodite, cioè dell'unione, della coppia. I cigni sono gli unici nel regno animale che si scelgono per la vita. Intrecciano i colli e restano insieme per sempre. Il dono è la fedeltà. I cigni ti insegnano a capire che in questo momento ciò che ti può rendere felice è essere come sei, quindi essere fedele a te stesso, amare la persona che ti è accanto e amare quello che fai con fedeltà. Lo puoi capire solo con il tempo, perché è il tempo che fa sbocciare la bellezza e l'importanza delle cose. Ripete questa carta di essere fedeli a se stessi, al proprio amore e alla vita, perché con il tempo tutto diventerà sempre più bello. Ci vuole pazienza, ci vuole un po' di coraggio, ci vuole tanta fiducia, ma i cigni ti sono accanto, credici e sarà sempre meglio. Aggiungo una piccola cosa. Il cigno effettivamente è un simbolo di unione, di fedeltà, di qualcosa che dura per sempre. Io non starò qui a dire se credo che ci siano veramente cose che durano per sempre o no. Sicuramente si può far durare una cosa per sempre se davvero c'è l'intenzione di provare e mettercela tutta perché sia così. Quindi io di questo ne sono convinta. Credo che il cigno sia un animale veramente molto bello, molto elegante, molto raffinato e che davvero possa essere il simbolo di un qualcosa che unisce per sempre. E quindi volevo dirvi una cosa che mi riguarda, ossia che io amo tanto il cigno, mi piace molto e ho pensato proprio per questo di portare al collo un ciondolo che rappresenta un cigno e di portarlo al collo proprio nei momenti in cui ho bisogno di ricordarmi che bisogna essere fedeli a se stessi, fedeli alle cose in cui si crede e alle persone che si amano. Diciamo che portare questo ciondolo con il cigno in questi momenti mi aiuta a ritrovare questo tipo di fiducia e di energia, che mi permette davvero di risintonizzarmi su questo tipo di pensiero e quindi poi funziona, è un po' come un amuleto per me. Volevo semplicemente condividere con voi questa cosa. Ci vediamo al prossimo video, un bacio a tutti.